Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Sport. Allora, nello scorso episodio la tribù di Tilonius Imbecillus è riuscita a convincere tutte le altre ad unirsi al nostro canale ed insieme hanno fondato la prima città sul pianeta YouTubus. Ma ovviamente poi gli altri ci hanno copiato e avete visto che pian pianino si stanno formando delle città letteralmente da qualunque parte della mappa. E quest'oggi pian pianino dovremo riuscire a conquistarle tutte 10. Per adesso ne abbiamo conquistata solamente un'altra poco a nord rispetto alla nostra e per farlo abbiamo utilizzato i nostri nuovi veicoli religiosi che pian pianino ti spammano la pubblicità tipo Radio Maria in continuazione. La gente non ne può più, dice ok, mi aggiungo anch'io al telonismo, basta che la smettete di rompermi le scatole. E questo dovremmo farlo praticamente anche con tutte le altre. Allora, per adesso abbiamo un pochettino di veicoli religiosi che hanno anche una discreta potenza. Tuttavia dobbiamo stare attenti perché pian pianino i veicoli dei nostri avversari stanno tentando di conquistare i nodi qua che ci danno la spezia, che è la droga con cui convinciamo le persone ad unirsi al nostro canale. Allora, come prima cosa vediamo di sistemare un pochettino, come dicevo, la città. Ho visto che più case aggiungiamo e maggiore è la quantità di veicoli che possiamo aggiungere. Ogni casa aumenterà di uno il limite dei veicoli, che per adesso è a 10. Se ne potessimo mettere qualcun altro non sarebbe male. Allora, vediamo di piazzare una casa qui e un'altra casa qua. Inoltre possiamo mettere degli edifici di intrattenimento che aumenterà la felicità. E maggiore la felicità e più saremo protetti dagli attacchi religiosi. Ah, ho visto che qualcuno nei commenti si è lamentato perché non mi sono messo io a creare tutti i vari edifici. Ragazzi, e anche per ottimizzare i tempi, perché sennò qua non la finiamo più. Direi che questo molto classico classico potrebbe andare più che bene. Perfetto, quindi possiamo mettere ad esempio un teatro qui, che aumenterà quindi la felicità degli edifici attorno a sé. Mentre invece se mettiamo una fabbrica aumenterà gli introiti ma ridurrà ovviamente la felicità. C'è qualche lato negativo ovviamente in ognuna delle scelte che facciamo. Qui abbiamo la fabbrica fortezza. Decisamente molto medievaleggiante. Dai, per adesso scegliamo questa. Ok, ci costa 1200, quindi vuol dire che se io la metto qui le genti si arrabbieranno un attimino. Però se gli mettiamo forse un altro coso di intrattenimento dovremo aumentare quindi la felicità e ho finito praticamente tutti i soldi. Buono, così facendo quindi dovremo produrre un pochettino più di denaro. E abbiamo anche sbloccato uno degli obiettivi che ci richiedeva di progettare una città che fosse abbastanza redditizia. Ottimo, allora da questa parte richiediamo un ulteriore veicolo religioso, anzi una coppia. E andiamo subito a conquistarci la città che era da questa parte. No, 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 ragazzi, attaccatelo subito. Hanno avuto la nostra stessa idea. Oh mio Dio, era un attacco multiplo, guardate, stanno attaccando sia da terra che da mare. Ok, forse riusciamo a fermarli. Abbattigli tutti le navi, abbattigli tutte le navi assolutamente. Veloci ragazzi, datevi una mossa. Perfetto, sembra che ce la stiamo facendo. Ottimo, anche questo abbattuto. Facciamo una cosa, possiamo conquistarcela noi, tanti saluti. Convertiamo direttamente noi la città, così dovremmo essere a posto. Aspetta che allora da quest'altra parte casomai richiedo qualche altro veicolo religioso. Ottimo, anche se me li abbattono, amen. Fatto sta che comunque la città ce la convertiamo alla velocità della luce. Perfetto, ce la stiamo facendo. Abbiamo perso qualche veicolo, ma potete vedere che la città è quasi nostra. Si sono ribellati un attimino, ma perfetto. Oh, abbiamo anche la terza città, che peraltro è sul mare, il che vuol dire che possiamo anche forse creare qualche nave. Città militare o religiosa? Andiamo ancora di approccio religioso. Cerchiamo di essere un attimino pacifici. Ottimo, allora, vediamo di riparare intanto alcuni dei nostri veicoli. Anzi, casomai mandiamo gli altri a conquistare i nodi di spezie in giro. Ehi, mi stanno attaccando uno dei miei nodi di spezie. Allora, aspetta un secondo, richiedimi almeno tre veicoli. Vediamo di difendere il nodo. Maledetti, guardali, guardali che me la... Oh, ok, quanto pare si stanno distruggendo anche tra di loro. No, maledetti, buttateli giù alla velocità della luce. Allora, da quest'altra parte invece modifichiamo la città e aggiungiamo almeno una casa qui, anzi facciamo due case, ho abbastanza soldi, perfetto. Così possiamo portare a 17 il limite dei veicoli. Vediamo di spawnarne almeno un altro. Dannazione, sono riusciti a prendersi il nostro nodo come potete vedere. Però li stiamo rifacendo fuori. Perfetto, anche loro usano la religione a quanto pare. Ottimo, e vediamo di riprenderci anche questo. Stanno attaccando la tua città, difendila dislocando torrette, aggiungendo edifici o incrementando la felicità. Oh, maledetti, le mie città non si toccano, santo cielo. Guarda che roba, stanno tentando di convertirli da un punto di vista religioso. C'è un'unica divinità in questo pianeta ed è il dio Telone, signore. Allora, vediamo anche di piazzare magari qualche torretta. Vediamo un po', costano 2000. Se le mettiamo soprattutto vicino alle coste, ecco qua, dovremmo avere un bel vantaggione. È una città un po' triste perché ci hanno effettivamente le fabbriche. Quindi vediamo di mettergli un pochettino di intrattenimento
E magari anche una bella casetta. Ah, sì, la possiamo mettere qua. Perfetto. Così aumentiamo ancora un pochettino il limite di veicoli. Ok. Boh, sono molto resistenti effettivamente. Sono molto più difficili da buttare giù del previsto. Però ovviamente il signore ci dovrebbe morire tantissimo. Guarda che la torretta che si è attivata. Perfetto, nel frattempo ho detto alle mie unità di prendersi anche questo estrattore di spezie qua sopra. Soprattutto prima che le risorse finiscano. Un'altra città sotto attacco. 5 secondi. Ragazzi, potete attaccare da soli? Oh, ragazzi, ragazzi, attaccate, grazie, molto gentili. Per fortuna che ci sono le torrette, se no da nazione avremo molto più problemi. Wow, mi stanno bombardando tantissimo la città, ragazzi. Ragazzi, 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 andate a difenderla assolutamente. No, mi stanno spaccando fuori. E vabbè, che livello di danni, dimmi. Non posso ordinare neanche veicoli. Porco cane, mi stanno spappolando tutto. Maledetti, questi hanno preso un approccio decisamente molto più militare del nostro. Vediamo se posso piazzare qualche torretta difensiva. Neanche troppo, dalle altre lato. Ah, ma porca di quelli per porca. Non posso neanche mettere case o altro. Siamo strafregati. Siamo strafregati. Loro che possono farsi effettivamente le navi. E noi per adesso no. Sono tanti, Effettivamente sono veramente un sacco. Porco cane, mi stanno facendo fuori i veicoli. Ok, la maggior parte delle navi siamo effettivamente riusciti ad abbattere, come potete vedere. Ok, siamo quasi riusciti a difendere completamente la città. Aia, aia. Però fanno dei bei danni anche loro, dannazione. Per fortuna che siamo pieni zeppi di soldi. Dannazione, avere città in parte al mare è un bel problemone in effetti. Oh, mi stanno attaccando anche da quest'altro lato. Aspetta un secondo. E da dove? E buongiorno. Ragazzi, mi serve qualche altro veicolo. Veloci, veloci, veloci. Andate ad attaccare questi. Vabbè, ma 5 secondi di pace. Da quest'altra parte invece si stanno conquistando i nodi. Ragazzi, contrattaccate, santo cielo. Contrattaccate veloci. E loro qua che si grattavano tranquilli. Allora, rinunciamo a una fabbrica nella nostra città principale. E a sto punto piazziamo case letteralmente dovunque. Ecco qua. Mettiamogli giusto un coso di intrattenimento. Qui sono tutti più felici. E un'altra casetta anche qua. Guarda, mettine un'altra pure qui. Perfetto, così posso richiedere altri 4 veicoli. Ottimo. In modo tale che mi difendano le varie città. Perché ho visto che tendono ad attaccare dal mare. Entro breve devo fare anche delle navi. Sì, però ragazzi, io posso avere 5 secondi di pace. Dannazione, stanno continuando ad attaccare i nostri estrattori di spezie. Ok. Devo cercare di concentrare la maggior parte delle nostre truppe su questa parte, in modo tale poi da attaccare la loro città da questo lato. Se la conquistiamo, l'isola centrale è praticamente nostra. E che non ho un momento di tregua, perché mi attaccano dal mare, da tutti i lati, santo cielo. Allora, come prima cosa vediamo di piazzare torrette letteralmente su tutto il fronte del mare, perché è da qua che mi attaccano tendenzialmente. Ottimo, lasciamo giusto qualche unità a difendere questa zona. Se si avvicinano dovrebbero poterli attaccare. Perfetto, allora da questo lato invece mandiamo le nostre truppe religiose a tentare di attaccare a sto punto la città nemica. Se riusciamo a convertirla è praticamente fatta. Me ne serviranno parecchie e dovremo probabilmente ripararle. Così poi ci conquistiamo anche tutti gli estrattori di spezia e i drogati vi sono tutti felici e contenti. Allora, facciamo una cosa tattica. Intanto mi prendo subito il nodo, perfetto. E ora vediamo effettivamente di convertire la loro città. Porco cane, ci stanno legnando di brutto. Sì, sono molto potenti. Sono molto più potenti del previsto. Aspetta, non siamo gli unici ad attaccarli. Anche qualcun altro si sta attaccando da quest'altra parte. Ok, veloci. Veloci, ce la possiamo fare. La vedo dura. La vedo dura. Allora, vediamo di lanciare un'aura curativa qua. Perfetto. Nel frattempo, vabbè, ho visto l'aura curativa arrivare. Dicevo, nel frattempo richiediamo qualche altro veicolo terrestre e mandiamo altre unità a cercare di convertire la città. Ci spreco tutti i soldi, non mi importa, ma ne vale la pena. Ci stanno attaccando di brutto, ci stanno attaccando di brutto. Veloci, curate. Ok, curate in tempo. Curate in tempo, dannazione. Ci vuole tantissimo a far salire interamente la barretta. Ho mandato praticamente tutte le nostre unità e nel frattempo ne sto richiedendo altre dalle città limitrofe. Mandate tutti. Mandate tutti, non mi interessa. Perfetto, potete vedere che la maggior parte delle unità ha raggiunto la città nemica. E adesso la barretta sta salendo un po' più velocemente. La popolazione sta cercando effettivamente di difendere la propria città, ma non credo ce la facciano. Facciamo un'aura curativa veloce, veloce. Non so per quanto resisteremo. Vabbè. Perfetto, è così fatta. Se prendiamo la quarta città e accediamo agli aerei, avremo un bel vantaggio tattico sul nemico, che nel frattempo ha deciso di attaccarmi da quest'altro lato. Ma porca di quelli per porca, non mi ero accorto. Oh no, stanno facendo attacchi religiosi. Perfetto, nel frattempo intanto ci siamo conquistati la città nemica. Sì, ma con che fatica, ragazzi. Sì, ma con che fatica. Ottimo, ottimo. Buongiorno. Mi si è buggata la visuale, non so cosa stia accadendo. Ok, mi era un pochettino crashato il gioco. Ora che ci siamo conquistati anche la parte aerea, non so perché mi ha despawnato tutti i nemici.
Meglio così, davvero meglio così. Ottimo, allora, adesso che ci siamo presi praticamente anche questa mega città, dobbiamo di sicuro conquistarci i restanti nodi di Spezia, che prima erano del nemico e adesso ce ne possiamo appropriare senza un minimo di rispetto. Ma soprattutto dovremo poter fare gli aerei. Mi ha detto di andare nel pianificatore della città. Ah, vedi che ci sono gli aerei e anche le navi. Le navi costano 1500, mentre invece gli aerei costano 3000. Scegliamo velocemente un modello gentilmente offerto dalla Maxis. No, vabbè, ce ne sono di una marea di tipologie. Aeronave musicale. Dai, a tutte statistiche medie, devo dire che non mi dispiace più di tanto. Potrebbe andare bene anche la nostra bella aeronave musicale. Per adesso lascio stare le navi, perché secondo me se abbiamo una bella supremazia aerea è praticamente fatta. Non so se i nemici riusciranno a spararci comunque. Lo verifichiamo fra poco. Allora, vedi di spawnarmi un pochettino di aeronavi. Ne abbiamo 4. Ed in teoria possiamo forse fargli attaccare il resto delle città. Oh, io ci provo un attimino. Proviamo a vedere se riescono a convertirle. Ma soprattutto vediamo se le torrette riescono ad attaccarci anche gli aerei. Ah sì, a quanto pare le torrette possono tentare di colpirci, come potete vedere. Vediamo se convertiamo questa città con solo 4 aerei. Sarebbe un bel vantaggio. Ah, non è male. Non è male decisamente. Ah, fatemi usare casomai un'aura curativa veloce veloce, perché gli aerei mi costano 3000. Olè, dimmi che li abbiamo presi. Perfetto, funziona anche sugli aerei. Ci vorrà più tempo del previsto, in effetti. Questa città sembra essere bella resistente. Nel frattempo una delle mie città è sotto attacco. Arriva! Sì, sì, i maledetti ci stanno attaccando via mare. Dobbiamo fare le navi quanto prima. Maledetti rompiscatole. Perfetto, là. Nel frattempo ho fatto rientrare anche i nostri aerei, in modo tale che quando ne avremo di più, li possiamo direttamente schierare sul campo di battaglia. Ragazzi, mi attaccate, signore, laggiù. Grazie, molto gentili. Perfetto. No, mi hanno buttato giù una torre. Cos'è? Una fabbrica. Maledetti rompiscatole. Allora, è abbastanza ovvio che per andare avanti e conquistare le altre città ci servirà assolutamente qualche nave. Oddio, vediamo se abbiamo qualche modello decente. Ce ne sono alcuni che sono veramente orripilanti. Mi piacerebbe avere molto potere religioso e una discreta vita. Questo Karrak è una buona via di mezzo. Ha parecchia vita e anche un discreto potere di attacco. Casomai facciamogli giusto qualche piccola veloce modifica per renderlo un attimino un po' più aggressivo. Fa molto nave viking, anzi aspetta un attimo, diamogli quell'aspetto un po' più steampunk. Ok, decisamente molto più steampunk che avevano le nostre navi. Peraltro quest'albero maestro è tipo gigantesco, scusate, lo possiamo rimpicciolire. E non esageriamo, ho capito che dobbiamo far capire che siamo una nazione potente, ma vabbè, dettagli. Allora, mettiamo qualche accessorio religioso decisamente migliore. Possiamo andare ancora una volta di mega megafono, che possiamo piazzare direttamente qui al centro. Così ho tolto una vela. Oh, e adesso dovremmo essere abbastanza potenti da riuscire effettivamente a conquistare le città nemiche con le nostre navi. Ecco qua, schieriamo una bella squadra di navi e proviamo ancora una volta effettivamente. Beh, di certo possiamo buttargli giù la torretta, che mi pare la tattica migliore. E poi una volta che avremo abbattuto le difese dovremo forse riuscire a conquistarla, che non sarebbe male. Notare peraltro la quantità spaventosa di veicoli che abbiamo schierato sul campo di battaglia. Perfetto, sembra... Ah, aspetta, la possiamo disabilitare. Non lo sapevo. E con il resto possiamo vedere di convertire la città. Ok, vedete che adesso la torretta effettivamente non funziona. Peraltro io avevo anche un potere che si chiama Nube Oscura, che costa 16000 e ci permette quindi di disattivare buona parte delle strutture della città. Però vedete che con le nostre navi... scusate, fatemi un'aura curativa veloce veloce. Stiamo riuscendo effettivamente a conquistare la città molto ma molto più rapidamente. Oh mio Dio, dai che è fatta. Dai che è fatta. Ci perdiamo un paio di navi, ma praticamente la città è nostra. E siamo a 5, siamo a metà strada. Sì, bravi, bravi, bravi. Ed ecco qua. Facciamo anche questi religiosi. Ottimo. Stiamo perdendo vita. Ah no, hanno tentato di spawnare qualcuno all'ultimo. Ma che casino. Perfetto, ma direi che siamo a posto. Le torrette sono rimaste effettivamente nemiche per un breve periodo di tempo. Abbiamo perso più di qualche nave, in effetti. Però in teoria, così facendo, dovremmo poterci prendere anche gli estrattori di spezia, che sono al centro del mare. Ma soprattutto ci possiamo anche difendere dagli attacchi marini. Allora, facciamo una cosa tattica. Qui mi serve sicuramente un veicolo terrestre per tentare di prendere anche gli estrattori di spezia qui, che stanno praticamente finendo da nazione. Peraltro ci sono qualche creatura epica in giro. Non so se effettivamente le possiamo uccidere e ci darà un bonus. Diamo giusto un'occhiata veloce veloce alla città. Vediamo un po', non penso di poter costruire nessuna casa. No, no, case ne possiamo mettere. Almeno 3, forse addirittura 4. Uilala, uilala. Vediamo di essere messi bene a difese. Mettiamo magari una torretta qui di sicuro, che se ci attaccano dal mare almeno siamo ben difesi. E un'altra di qua, giusto per tranquillità mia.
A posto, perfetto, casomai chiediamo di schierare qualche altro veicolo marino a difesa della città. Perfetto, da quest'altra parte ci siamo presi anche questo estrattore. Ottimo, quanto stiamo estraendo allo stato attuale? 11.500 al minuto, fantastico. Allora, la prossima città non è troppo distante. Da dove ci troviamo noi? Che dite, facciamo la follia? Andiamo ancora di navi? Ne abbiamo un pochettine. Non è una flotta gigantesca, ma è meglio che niente. Casomai possiamo vedere di smantellare forse qualche veicolo. Vediamo un po'. Sì, me lo fa distruggere. Ok, meglio che nulla, perfetto così. Possiamo vedere per l'appunto di richiedere almeno qualche altra nave. Casomai ci possiamo fare anche dare una mano dai nostri aerei, perfetto, eccoli che stanno arrivando, le nostre aeronavi, bellissime. Oh, stanno già battendo i nostri aerei, aspettate, le navi non sono ancora arrivate. Iniziamo la conversione quanto prima, aspetta, aspetta, converti la città, veloci. Amen, se perdiamo qualche aereo, siamo pieni zeppi di soldi, non è sto gran problema. Facciamo casomai una veloce aura curativa. Non ce la faccio, non ce la faccio, ce la fa, forse ce la fa. Ce la facciamo, sì, ok. Curata giusto in tempo, perfetto. Gli attacchi sono potenti, gli attacchi sono potenti. In men che non si dica, la città sarà nostra. Aspetta che intanto mi stanno attaccando da sto lato. Porco cane, porco cane. Navi, navi difendetemi. Navi difendetemi, veloci. Attaccate i tizi qua. Ok, purtroppo le nostre torrette non ce la fanno ad attaccarli. I nostri veicoli sono praticamente inutili da nazione. E da quest'altra parte ci siamo conquistati nel frattempo anche la sesta città. Siamo a 6, mi pare. Perfetto, ok, andiamo ancora di città religiosa. Olè, perfetto. Sicuramente avranno qualche cosa di spezie anche loro. Quindi fammi un bel veicolo qui, perfetto. E conquistiamocelo alla velocità della luce. Nel frattempo mandiamo buona parte delle navi a cercare di difendere la nostra città, perché i veicoli nemici hanno una potenza di attacco considerevole rispetto alla nostra. Ecco qua, vai di altro veicolo marino. Veloci, difendete sta buia di città, porca di quelli per porca. Ok, non male, non male. E così facendo possiamo passare da questa parte della mappa e dovremmo sbucare direttamente da quest'altro lato. Ok, il mondo essendo sferico lo possiamo invadere ovviamente da entrambe le parti. Porco cane, stanno attaccando la mia città principale nel frattempo. Vai ancora di veicoli marini, ragazzi, difendetemi tantissimo. Perfetto, a quanto pare le mie torrette proprio non ce la fanno, hanno un'area di azione troppo piccola rispetto alle navi nemiche. Ok, ci siamo conquistati praticamente tutta questa parte della mappa, che non è niente male. Intanto mi stanno attaccando anche da quest'altro lato. Ma mi ha distrutto tutte le navi, ma ragazzi, ma vergognatevi, ci abbiamo le peggio truppe. Ma santo cielo, ma dove sono i miei uomini peraltro? Perfetto, tutte le minacce alle nostre città sono state sconfitte. Il popolo è contento, cosa vuoi di più dalla vita? Ah, ecco, ho parlato troppo presto come mio solito. Vabbè, ci sono comunque truppe letteralmente dovunque. La nuova città ha parecchie fabbriche. Guardate, ad introiti siamo messi bene. Piuttosto datemi ancora case. Perfetto, che mi servono decisamente molti più veicoli. Non possiamo mettere altre strutture purtroppo, dannazione. Da questo lato peraltro siamo sulla costa. Il che vuol dire che se io scorro un attimino di qua, c'è un'altra città nemica direttamente qua dietro l'angolo. Ah, dannazione. Siamo troppo vicini, quindi mi servirà appena possibile qualche unità terrestre da schierare direttamente sul campo di battaglia. Oh, ma guarda, anche i nostri nemici stanno cominciando ad attaccare utilizzando gli aerei. Allora, facciamo una cosa tattica. Qui ad esempio non ci sono praticamente torrette, quindi vediamo di circondare la città di difesa. Così dovrebbero riuscire ad abbatterli alla velocità della luce. Vediamo un po'. Ecco che adesso lo attacchiamo seriamente. Ui, là non era l'unico. Anche i rossi ci stanno attaccando. Però non ce la fanno. E di men che non si dica, le nostre torrette effettivamente le hanno battuti. Perfetto. Oh, adesso dobbiamo schierare torrette letteralmente in qualunque direzione. Allora, facciamo una cosa tattica. Spostiamoci da questo lato. Perfetto, nel frattempo stiamo facendo alcune riparazioni. Volevo rimuovere un pochettino di veicoli. Se premo cance... Ah, li posso eliminare al volo. Ci ridanno anche un pochettino di soldini. Allora, mi servono spazi per le unità, perfetto. Perché volevo attaccare la città vicina all'ultima che abbiamo conquistato. Allora, è inutile distruggere le navi per adesso. Allora, mandiamo queste unità da questa parte. Gli diciamo quindi di convertire da qui. Mentre invece da terra possiamo mandare un pochettino di veicoli. E noto adesso che abbiamo schierato anche un aereo. Sembra che non lo stiano attaccando. Perfetto, in compenso sta disabilitando le strutture. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, le nostre unità di terra stanno facendo veramente un ottimo lavoro. E stanno arrivando anche quelle dall'acqua. Perfetto, perfetto. È una città decisamente molto resistente, come potete vedere. Però la barretta si sta riempiendo a una discreta velocità. Ottimo, ci stanno mandando anche qualche aereo. Ma dovremmo conquistarla in men che non si dica. Fantastico. Oh, ci hanno abbattuto qualche unità. Vabbè, ragazzi, abbiamo 55.000 monete, voglio dire. E in men che non si dica, ci siamo conquistati anche questa.
Oh, siamo letteralmente inarrestabili. Perfetto. Anche questa una città religiosa. E voilà. Oh, hanno i carri armati. Aspetta, aiuto. Hanno i carri armati. Qualcuno ci dia una mano. Da dove sono arrivati? Sono belli resistenti. Oh, aspetta, fammi fare una cosa tattica. Dimmi. Mettiamo qualche altra torretta in più, in modo tale da difenderci da qualunque lato. Questa città è bella grandina, non c'è che dire. Allora, toglimi come al solito questo. Mettimi magari, un bel palazzo per l'intrattenimento. Ah sì, qua ci sta la casa, perfetto. Così abbiamo aumentato il livello di felicità. Ribadisco, a soldi siamo messi strabene. Vabbè, dai, lasciamo giusto qualche altro edificio produttivo lì. Ma per il resto, ok. Anche questa città è nota, ne mancano letteralmente solo tre. Meraviglioso. Allora, mettiamo un attimo in pausa il gioco, perché mi sta venendo un'ansia incredibile. Buono, non ci possiamo lamentare, in questo episodio ci siamo conquistati buona parte delle varie città di questo pianeta. Manca pochissimo, ci stanno, penso, contrattaccando da questo lato. Ora dai, io direi che anche per questo episodio è tutto. Ricordatevi di venerare il telone, mi raccomando, lasciate un bel piacere in tutta la serie, candidatevi di serie, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Praise the telone!